beato lavoro, quello di portare anime in consacrazione a Dio. Questo è il nostro impegno adesso. Facciamolo con tutto il cuore e Dio ci benedirà. Un saluto a tutti quanti, adesso chiudo l'audio perché non ci sia rumore, ecco, lascio il video sopra impressione, preparatevi una Bibbia che dico dove dobbiamo leggere, così lo leggeremo dopo la preghiera. Buon appetito a tutti, a più tardi. E gloria a Dio, alleluia. Innanzitutto volevo salutare tutti i fratelli e sorelle della chat e di ogni cosa che stiamo facendo in internet. Gloria al Signore. Sappiate che adesso giro anche le webcam, così mi vedete dal vivo. Ecco. È giusto che ci vediamo. È da quanto tempo che non ci vediamo così, fratelli e sorelle. Stasera sento che il Signore ci benedirà a tutti quanti. Lascio solo una webcam girata verso il desktop. Due verso di me e una la lascio verso il desktop. E gloria a Dio, alleluia. E allora, adesso che ci vediamo meglio, c'è un colore molto arrossivo, chissà perché. Devo riavviare il TikTok domani e ristallarlo di nuovo perché vedo che non va bene. Bene, mentre gli altri guardate nel desktop, mi vedete pure con la webcam, guardate, io vi sto salutando nella webcam. E così lascio Facebook nel desktop e due profili verso di me. Forse è meglio che cambio questa webcam, che è troppo scura, che domani la devo restituire.
installato. Ecco. Deformanti, e vi
con il motopico in mano, come se dovrei spaccare del cemento, delle strade o dei palazzi. E invece l'ho programmato per distruggere tutto ciò che ci ha fatto male fino adesso, gli atrozi. E io ne so qualche cosa. Avevo delle braccia che non le potevo muovere più. E tutti i dottori mi volevano operare al più presto. E mi dicevano che altrimenti non riuscivo più a mangiare. E ci stavo arrivando. Non è che i dottori si sbagliavano, no, è la verità. Non riuscivo più a fare il movimento così, di prendere la forchetta, riempirla e metterla in bocca. E non mi vergogno di nessuno. Ma perché mi dovrei vergognare? Sto dicendo la testimonianza vivente di un uomo distrutto dagli atrozi. Fin quando gli ho detto: Signore, io non ce la faccio più. Se non intervieni tu, qui va tutto male. Ebbene, lui mi ha guidato. Oh, amore mio, Laura 80, pace, angelo, come stai? Sono in vacanza, dice Laura, e qui non prende internet. Non ti preoccupare, amore. Domani lo trovi in YouTube, va bene? Trovi in YouTube già nel profilo in Angelo Piccone 129, ho caricato alcuni video, però scrivi Angelo Piccone in YouTube e trovi tutti i video. Quando ti distacchi di dove sei in vacanza, magari ti fai una passeggiata, Laura, tu c'hai un poco di internet e te la vedi domani là. Non rimanere dispiaciuto, amore mio. Avvisa tutti gli altri, Laura, tesoruccio del mio cuore, di Gesù. Avvisa tutte le altre sorelle, digli, e se possibile tutti quelli che sono bloccati, liberateli. Se non sei più in questo profilo amministratrice, ti faccio subito. E allora, ecco, sei già moderatrice, Laura, amore del Signore. Liberate a tutti, chiunque abbia fatto male, chiunque abbia sbagliato con me, diteglielo, Angelo ti perdona. E se Angelo abbia sbagliato con voi, vi chiede perdono ugualmente. Ricominciamo, dopo le ferie, con un altro aspetto. Già, Laura, amore mio, mi vedi già più giovane? Più simpatico, lo sarai anche tu, amore, presto. Decidi che età vuoi arrivare, che bellezza vuoi arrivare, e poi me lo fai sapere. Bene, adesso inoltriamoci. Più che altro devo anche fare gestore a Fritz, che qui il mio amato fratello caro Fritz, e anche a fratello Pietro. Pietro, scrivi qualcosa, che così
dal tuo scritto ti faccio gestore, così liberate tutti quelli che sono bloccati. Tu che sei bravo, come adesso ho visto come fai le live, mi sei piaciuto, amore mio, le preghiere che ho fatto per te, Pietro, sembra che hanno fatto effetto e diventerai un grande gestore di live e uno dei migliori. Gloria a Dio. Frizzi, scrivi qualcosa che ti aggiungo. Ah, ecco, qui c'è, poco fa avevi scritto, perfetto. Allora. Ecco. Aggiungi moderatore. Perfetto, Fritz, sei già moderatore. Senti, scrivi qualcosa, così ti faccio moderatore. Pietro, gloria a Dio, attento quando scrivi qualcosa. Bene, adesso ritornando a ciò che volevo spiegarvi, stasera ci familiarizziamo più stretti, con più amore in Cristo Gesù. Se comprendiamo questa strettanza, questo affetto in Cristo Gesù, allora qualcosa cambierà per tutti, sia da parte vostra che sia da parte mia. Bene, adesso che abbiamo capito ciò che è l'intenzione di ciò che desidero condividere, vogliamo pregare sia per la parola nel Salmo 89 che sia per tutto l'universo. Lì nomineremo quelle che ci possiamo ricordare, il resto diremo a Dio nostro Padre, pensaci tu papà. Già lui lo sta sentendo. Sì, papà, grazie. È inutile che vi spiego che c'è una live che non prende bene la connessione. Vediamo se posso attivare i dati. Ecco, ho attivato i dati. Così può darsi che prende meglio. Ecco, avvisatemi se dovesse staccare la connessione. Vediamo un po'. Fastidio stasera, perché stasera è molto importante.
dire che quando dico di pregare, lo dico sempre, vale la nostra gioia quando ci mettiamo in ginocchio davanti ai piedi di Gesù. Non è che li dobbiamo vedere questi piedi di Gesù, perché è impossibile. O ad occhi chiusi o ad occhi aperti, immaginiamo di vedere i piedi di Gesù. Se non ci riuscite, aprite gli occhi, guardate i vostri piedi come sto facendo io e li immaginate davanti a voi e dite: questi sono i piedi di Gesù. Se riuscite a vederlo tutto, dalla testa ai piedi, tanto meglio. Ma a voi vi interessano soltanto i piedi, perché dovete buttare tutti i vostri problemi, tutti. Malattie, difficoltà, problemi psicologici. Se qualcuno ha ansia, depressione, problemi che vi hanno attaccato quasi sempre, diteglielo. Gesù. Ti prego. Mentre chiuderò gli occhi, o ad occhi aperti che pregherò, dammi un lascia per tu, qualcosa che io possa venire a te e tu a me. Io lascerò la porta del mio cuore socchiusa. Quando tu arriverai, la spalancherai e potrai entrare nel mio cuore. E mentre entrerai, lavami, purificami. Gestisci la mia vita dalla testa ai piedi. Ecco cosa dovete dire. E mentre dite queste cose, sentite quell'affetto, quella partecipazione, come se sentite un caldo e freddo consecutivamente. Sapete quei sbalzi di temperatura quando si sentono, io li sto sentendo adesso in questo momento, si vede che sta arrivando. Se sentite questi sbalzi di temperatura, che vi viene addirittura la pelle d'oca, nelle braccia, nei muscoli, nel petto, questo vuol dire che Gesù è entrato dentro di voi, nel vostro cuore, nel vostro intimo, nel vostro spirito e in tutto ciò che è di voi, che sembrava che non riuscivate a sentire un H. Sapete un H cosa vuol dire? Niente! E invece adesso, tra quell'effetto di freddo e caldo che avete sentito, vi è venuta la pelle d'oca, è cominciata una nuova era per voi. L'era della vita eterna. E questo è molto importante, sì, è molto importante sentire questo effetto, perché se sentiamo questo effetto, per noi sarà un cambiamento molto radicale. Bene,
spiegato tutto, non c'era bisogno più che continuavamo, perché siete andati in trance, vi siete sdoppiati tutti. Con il vostro pensiero ho visto migliaia, migliaia, migliaia di persone sdoppiarsi, e alcuni sono arrivati lassù davanti ai piedi di Gesù. Alcuni hanno usato qualcosa che vola, qualche colomba, qualche uccello, qualche pallone gonfiabile. Ma quante ne avete usato? Perché vi ho visto lassù, davanti la presenza dell'onniscienza di Dio e suo figliolo Gesù. Forse saranno state le persone che da molto tempo mi hanno seguito. Forse sono state persone toccate dai video che hanno visto da qualche tempo. Forse sono state persone che gli hanno raccontato che qui in TikTok c'è qualcuno che sta sbalordendo tutto il mondo. E la curiosità, mentre siete arrivati, vi siete sdoppiati subito. Ma chissà che cosa sarà. Ma adesso, mentre alcuni sono lassù e alcuni sono qua giù, chiudete gli occhi e ci abbandoniamo nella preghiera. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, veniamo a te qui davanti al tuo figliolo Gesù. E buon Padre Celeste, mentre siamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo, ci prostriamo davanti ai suoi piedi e baciamo i suoi piedi, prima uno e poi l'altro. E un bacio a te, papà, lassù. Gloria, gloria, papà, gloria a te, papà. Di benedirci dalla testa ai piedi,
volta senza padre, stendi la tua mano, padre, raggiungi per queste persone che non ha potuto salire qui davanti alla tua presenza. Raggiungere, padre, chiunque esse siano, anche che sono peccatori, che hanno sbagliato nei tuoi confronti, padre. Perdonali, padre, fallo per me, perché ti amo con tutto il cuore. Stasera sia una serata speciale, padre, che verrà ricordata nel tempo. Sì, buon padre, voglio mettere la data, 16 agosto 2023, ore serale. Non sappiamo fin quando saremo in online, ma noi ci basta questo attimo che siamo con dei padri, perché sentiamo già il tuo calore nel nostro cuore, padre, e nel nostro spirito. Ovunque ci sia qualcosa che è sintonizzata con te, papà. Quanto tempo è passato? Alcuni magari si sono dimenticati di me. Sono dimenticato di voi.
servo Angelo, qualche giorno fa, non dimenticherò nessuno di voi, anche che mi avete bestemmiato, anche che mi avete deluso, anche che avete fatto qualsiasi scemenza. Io vi amo sempre, perché siete le mie creature. Voglio ricordarvi che è molto importante che vi riprendete, perché non c'è molto tempo. La mia decisione è già decretata. E lo vedete col passare di qualche anno, perché l'ho decretata, perché voglio farvelo capire con il vostro piccolo cervellino, da voi stessi, senza soffocarvi, senza danneggiarvi. Voglio che voi rientrate in voi stessi e piano piano comprenderete da soli cosa è necessario fare. Ma se non l'avete capito, il mio servo Angelo Piccone ve lo illustrerà ogni sera. Finché voi non decidete di farlo. Oggi è il tempo opportuno. Vi ricordo che domani potrebbe essere troppo tardi. Già dai segni e dai tempi. Non c'è una statistica, perché non voglio urtare i vostri sentimenti, perché vi amo e non voglio che peniate più di tanto. Non più di tanto, perché vi amo. Io bramo per ogni singola persona sulla terra, perché quando ho ordinato crescete e moltiplicatevi, l'ho detto con tutto il cuore, con tutto il mio amore, e non per distruggervi. L'ho detto con tutti i miei sensi, tutto il mio
questo è il mio amore per voi. Siatene felici, perché il di più non è quello che voi vi aspettate, ma quello che vi sto mandando è autosufficiente per gestire quel brivido che vi arriverà fra poco. E lo prometto, per il mio stesso nome, buon Padre Celeste, per la gioia che tu stasera hai donato a tutti noi. E ancora Padre, mentre siamo ancora sul raggio della preghiera, Padre, vogliamo mettere davanti a te, Padre, tutti quelli che dormono in coma, benedicele Padre, benedicele Padre nel nome santo del tuo figliolo Gesù, stendi la tua mano su di loro e risvegliali Padre, e mentre si risvegliano vedono te, il tuo volto, il tuo amore. Grazie, buon Padre Celeste, che tu benedici a ognuno. E ancora, Padre, benedici questa rosa che dice di essere cartomante. Apri il suo cuore e trasformala. Fai che possa buttare queste carte e mettersi in ginocchio e lodarti, perché non sa dove sta andando incontro. Un giorno se ne pentirà. Fai che stasera butta quelle carte e dica: perdonami, mio Dio. E buon Padre Celeste, ancora
benedici tutti i bambini, gli orfani, i senza tetto, gli ammalati, i carcerati, Padre, le vedove. Sì, Rizzi, pregheremo per loro che sono in vacanza, che possono gioire dove sono e che possono divertirsi. Mentre loro si divertono, noi pregheremo per loro. Benedici ancora alla sorella Maria Caruso, 92, che è qui con noi. E benedici, Padre, ancora a Teresa Paonessa, 708, che è con noi. Ad Alessandra Maina, 25. Benedici soprattutto il mio caro fratello Fritz, ma lei non lo sa che la lettura delle carte si mette in contatto con Satana. Lei non lo sa. Stasera forse aprirà gli occhi e butterà quelle carte, si cancellerà con quel profilo di cartomante e loderà Dio. Ma se lei lo vuole fare, nessuno la dovete obbligare. Lei è grande e vaccinata. E per aiutarla mi deve chiamare in privato. Sorella cara, cartomante, chiamami in privato, scrivendo Angelo Piccone in Google, trovi il mio sito, trovi il numero di telefono miei, mi chiami in WhatsApp che ti aiuterò. Gloria a Dio. Padre, ancora benedici tutte le mamme di questi giorni e quelle di ieri e quelle di domani, Padre. Padre, fai che questa sera rinnova lo spirito di tutte queste mamme, perché sono state affaticate tramite il virus, tramite tutte le tasse che arrivano da pagare, tramite che i loro mariti non lavorano più, tramite che non hanno cibo più per mangiare tutta la famiglia. Stendi la tua mano, Padre, e dona una benedizione solenne che possano tutti riprendersi da oggi in poi, ognuno possa avere un posto di lavoro decente, che possa guadagnare di più del solito. E benedici, Padre, soprattutto tutti gli anziani, compreso me, che siamo in pensione, che possano aumentare le pensioni e soprattutto che i deputati cercano di fare il suo dovere, di mettere nuove leggi che questo paese possa rinnovarsi, che questo paese possa riprendersi, che questo paese possa trovare la vera vita in te, Padre, e in Cristo Gesù. E Signore, ancora benedici la sorella Laura, 80, con la sua piccolina, il suo sposo e tutta la sua famiglia e la sua casa. Grazie, Padre, per questa gioia che tu stasera donerai a tutti. E adesso, buon Padre Celeste, non ti dimenticare a nessuno. Tranquilla, Laura, non ti preoccupare, domani
Angelo Picone. E buon Padre Celeste, adesso che abbiamo detto alcuni soggetti di preghiera, ti vogliamo mettere davanti ancora i mariti e le mogli che in questi giorni Satana ha quasi distrutto, che alcuni non ce la facevano più e volevano andare a fare la separazione. Signore, benedici tutti uno per uno, sia i mariti che le mogli, che possono comprendere il valore della vita, il valore della tua gloria, Signore, e soprattutto, Padre, stende la tua mano sui figli, perché quelli che dovevano divorziare, chi ci andava di mezzo erano i bambini. Benedici tutti quanti, Padre, e soprattutto, Padre, non ti dimenticare dei nonni, perché i nonni sono le persone più soli, rimasti soli nella solitudine, nell'affiaccamento dell'età, nelle tensioni familiari e nelle difficoltà. Padre, benedici tutti i nonni, avanti negli anni e nella gioventù, chi è riuscito arrivare giovane, benedicilo pure, Padre, tutti nonni e nonne, che possono trovare la gioia del Signore. E a tutti gli anziani che sono rimasti soli, abbandonati, richiesto dal fratello Fritz Pungitore. Il suo cuore si è modellato, Fritz è diventato un altro uomo, ha mandato due rose. Grazie Fritz, e per questo gesto della tua richiesta, che ti sei interessato agli anziani soli, il Signore ti benedirà. Un saluto alla sorella Barbara Signorello, che è entrata in Facebook, che è in diretta. Che Dio ti benedica, a te Barbara Signorello. Ora ogni sera saremo in linea, spero che tuo marito stia bene, fammi sapere domani, me lo scrivi o mi chiami domani mattina, come vuoi. Fammi sapere, perché dobbiamo dargli un aiuto molto importante. Sto pregando molto per Alfio, tuo marito, che possa abbandonare tutto quello che lo tiene legato e non vuole metterlo davanti a Gesù. Stiamo pregando tutti nella santità di Dio, di Gesù, che possa commuoversi Alfio, tuo marito, e chiedere perdono, sperando che lui lo farà, così lui l'ha capito, non c'è niente da fare. Se non si va a Gesù, i medici non possono aiutare, possono solo calmare con la morfina, con la droga e con altro, il dolore, le difficoltà, ma non possono farle passare.
si dice Dio è grande e ci ama tutti indistintamente e manda un cuore e manine giunte. E il Signore stasera vuole dire a tutti coloro che sono nella distretta: state sempre più vicini all'Eterno, perché solo l'Eterno può aiutare a tutti coloro che sono nel disagio. Solo Lui può fare tutto quello che ci aspettiamo, lo può fare solo Lui. Rodi 716 dice alleluia, bisogna tagliare i capelli, no? Rudy, mi dispiace, ti devo dirla a malcuore, questi capelli hanno un segno, lo vedrai fra qualche tempo, hai capito? Hanno un segno, lo vedrai fra qualche tempo. Fra qualche tempo lo vedrai, punto e basta, non c'è senso e non c'è niente. Hanno un senso che lo vedrai presto. Non li taglierò, punto. E buon Padre Celeste, benedici Rudy 716. Sì, poi te lo dirò, Rudy. Benedici padre Rudy, che possa trovare il senso della vita in te e in Cristo Gesù. Grazie, Padre. E benedici padre tutti coloro che non la pensano come me, e come te, Padre, benedicili, aiutali e soprattutto consacrali al tuo figliolo. Rudy, io me ne frego che non ci credi. Io ti devo benedire. Poi tu fai quello che vuoi. Io non ti devo sforzare. Voi mandate una pioggia di banconote, sarai accontentato. Presto avrai la possibilità di trovare un lavoro molto degno di ciò che cerchi tu e guadagnerai una pioggia di banconote che neanche sai da dove arrivano. Ecco, questa è la mia benedizione per te. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici Rudy che possa cambiare la sua mentalità. È ancora giovane, non sa quello che dice. Dice che vuole denaro senza lavorare. E va bene. Hai 53 anni. E che cosa sono 53 anni? Io ce ne ho 80. Ad aprile ne compio 70. E forse se ci mettiamo vicini, io sono più giovane di te. Chiamami in privato che ti svelo il segreto e così gli anni non contano più per te. Se hai problemi, se tu non vuoi lavorare e vuoi il denaro, vuol dire che hai problemi in casa con tua moglie se sei sposato. Sicuramente
vita avrai tanti problemi, tantissimi. Chi non vuole lavorare in casa non c'è pace. Io la stai da fare anche a fare un socio. Va bene, quando viene a trovare qualcuno che morisce però. Sei solo e hai un cane, benedetto tu che sei solo e hai un cane. Il cane è sempre d'accordo con il padrone. Bravo, a 55 anni hai un cane e sei solo. Non hai seminato, non ti sei sposato, non hai figli. Sei solo e forse morirai solo. Non vuoi lavorare e vuoi il denaro senza lavorare. Che vuoi più? Guarda che dal primo fino all'ultimo Fritz ti può dare solo le lattughe sue che semina. Raccoglie lui stesso nel suo campo e te li regala. Dagli l'indirizzo hai seminato senza figli, non mangi verdura, hai seminato senza figli e va bene. L'hai voluto tu sicuramente, hai fatto marcia indietro. Non è un peccato. Ma adesso, se ti viene il virus e sei solo, il cane non ti può mettere l'acqua fresca nella fronte mentre tu sei in agonia. Ma se avevi una moglie, o una figlia, oppure un figlio, si prendevano cura di te. Io pregherò che non ti viene il virus, perché quest'anno il virus sarà molto forte, potente sarà il virus quest'anno. Spero che non ti viene il virus, perché sei solo. E quando uno è solo, non è buono neanche in paradiso. Cercati una compagna più presto, perché potresti aver bisogno di aiuto. Non sei neanche vaccinato, hai fatto bene che non ti sei vaccinato, perché chi si è vaccinato ha problemi grossi da quest'anno in poi. E non ti vaccinare. Il tuo vaccino sarà solo Gesù, se crederai in Lui. Hai capito, Rudy? Quando chiudi gli occhi sarai morto? No! Tu li devi chiudere gli occhi solo per chiedere perdono a Gesù. E poi li aprirai contento e soddisfatto. Hai capito, Rudy? Se l'hai capito, mi fa piacere. Mi sono vaccinato sotto al militare. Vabbè, quei vaccini tutti l'abbiamo fatto. Il vaccino di adesso che è pericoloso. Ma l'hai detto già che non crede a Gesù. L'hai detto già, non c'è bisogno che lo ripeti. Adesso mi interessa che tu stai dialogando con un figlio di Dio che ti vuole aiutare. E vai nel mio sito, prenditi la penna e ti scrivi Angelo Piccone e lo scrivi dove vuoi tu, in Google oppure in YouTube, e scrivi pure il mio sito.
capito? Il mio sito è www.gesulalucedelmondo.it. Ma già se scrivi Angelo Piccone lo trovi in Google. Trovi il mio libro, leggilo. Può darsi che quella durezza che hai nel cuore possa sciogliersi come una candela accesa. No, io non faccio sermoni, e quello è bello, Rudy. Io non faccio religione, Rudy. Io ho abbandonato la religione da molto tempo, sai? Io solo parlo dei miei errori agli altri perché loro non possono farle, anche loro, che così non soffriranno loro per gli errori che ho fatto io. Solo questo parlo. Hai capito? Non parlo di religione. Le religioni mi sono accorto che non servono. Sai perché? Perché chi, ognuno si è fatto una chiesa, ha messo delle regole per conto suo. No, non devi pregare nessuno, amore, Rudy, a nessuno devi pregare, a nessuno, perché non meritano nessuno di pregare per loro. Tu devi pregare solo per te, non devi pregare a nessuno, devi pregare solo per te, per quello che ti potrebbe venire, e dire: Dio, io non ti ho mai pregato e adesso voglio pregare per me, non per te. E preghi per te. Ci siamo adesso? A te ci pensi senza pregare, l'importante è che ci pensi. L'importante è che ci pensi, Rudy. Quanti amici c'hai? Così ti faccio salire nella live. Aspetta che guardo quanti amici c'hai. Allora, 14 follower e 140 seguite, ce n'hai pochi. Hai fatto il profilo nuovo da poco. Ti sto seguendo io. Ti ho chiesto di seguirti, accettalo. Bene, adesso che abbiamo familiarizzato, io ti voglio bene, te lo come un fratello, perché più o meno mi viene vicino con gli anni, 55 anni, a 70 anni, quasi quasi ci siamo, manca un pochettino, ci sono passato io pure a 55 anni, ed ero nel fiore della gioventù, e mi sembrava tutt'oro, e non ragionavo come ragionavo adesso, ragionavo come te. Duro, forte. E quando sono passati un po' di anni sono diventato un po' più mollo, un po' più flessibile, perché ho cominciato a capire che la durezza mi andava finendo mentre salivo le scale di qualche piano, che mi veniva l'affanno addosso. E mentre sentivo alcuni dolori sul corpo, sulle braccia, sulle spalle, e mi sono ricreduto e ho detto basta, non ce
qualche anno, qualche 10 anni, qualche 20 anni. Comincialo a meditare da adesso. Te l'ho detto. Perché la vita non è sempre così bella come sei adesso. Ci sono gli alti e bassi di questa vita. Mentre finisce tutto quello che in questo momento possediamo, perché ci sarà poco cibo quanto prima, e quel poco che ci sarà sarà caro e amaro, e non tutti si possono comprare il cibo presto. Alcuni devono ricredersi, mentre non possono comprare il cibo. Io ti ho detto la realtà dei fatti, e mentre l'ho detto a te lo stanno sentendo tutti. Perché presto queste aree fredde, congelate, congeleranno tutte le terre che ci sono, e la terra non produrrà per bene, produrranno soltanto chi, i contadini, si sono preparati delle serre con i condizionatori, sia d'estate che d'inverno, solo quelli produrranno, e tutto quello che uscirà di quelle serre non basterà. E costerà un occhio di quadrini. E non tutti hanno quest'occhio di quadrini, e non so tu quanti quadrini c'hai, e non lo voglio sapere. Ti ho detto la realtà della vita che sarà dopo di oggi in poi. Fattene cura. E la pece ti rassegni a morire, sono fatti tuoi. Io ti ho detto la vita per te, non ti ho detto di morire, ti ho detto come stanno le cose. Ora sta a te prendere, come si dice, spunto. E va bene, se tu ti rassegni in questi modi che dici, sì, morirà di fare pazienza, ti rassegni e dici non si può vivere per sempre, ma che cosa sei venuto in questo mondo a fare? Ma che cosa sei venuto in questo mondo a fare? A vivere da solo con un cane? E se muori non ti importa niente? Ma che cosa sei venuto a fare in questo mondo? Ma per quale motivo sei venuto? Per quale motivo sei nato? A quale scopo mangi per vivere? Hai avuto 6 cani, e allora hai avuto una bella famiglia. 6 cani già sono una famigliola, che bello.
perché tua madre ti ha partorito, ma tu hai campato e tu non volevi campare perché sei stufo di questa vita. Perché hai mangiato? Perché ti sei nutrito? Perché hai continuato a dormire? Perché non te ne sei andato subito dove vanno tutti quelli che riposano? Ah, non sei stufo. E quando sarai stufo? Quando non potrai più mangiare? Lo stomaco non ragiona come te. Io conosco il fegato e gli intestini. Io conosco il fegato e gli intestini. Hai fatto il militare, allora te ne hanno fatto cavettoni mentre entravi dalle porte. Io sono medico cristiano. Gesù mi ha insegnato la medicina. Non quella dei dottori. È un altro tipo di medicina. Ah, sei stato alle scuole ufficiali, sei stato. Meno male. Così non hai avuto cavettoni. E il mangiare ti piaceva? A militare? No. E allora dove mangiavi? Al ristorante o in pizzeria? O facevi qualche panino magari? Dove andavi a mangiare? In caserma? C'è zio Carlo che dice: io ero nella Folgore a Pisa. Mi fa piacere, zio Carlo. E senti, che cos'eri tu, ufficiale oppure cadetto? Zio Carlo ha sempre mangiato in caserma. E allora ti piaceva mangiare? Non sei come Rudy 716, che non gli piaceva mangiare in caserma. Allora ti nutrivi bene in caserma. Ah, Rudy stava in marina, alla Maddalena. Ecco perché alla Maddalena si stava bene. Bravo, bravo Rudy. Zio Carlo dice: io militare di leva, congedato sergente. Ah, hai visto? Allora hai fatto progressi. Sei stato nominato sergente. Che bello, zio Carlo. Vedi, si vedono le persone che hanno un tatto nella vita. Vedi che differenza c'è tra te e zio Carlo? Lui ha avuto successo, si contenta del mangiare della caserma e anche ha avuto delle cose di maggiorazione a sergente. Zio Carlo dice: e che avevo pochi soldi e mi facevo piacere la mensa di caserma. Non ha importanza, zio Carlo, non tutti avevamo molti soldi quando eravamo a militare. Ma ringraziate Dio che nostra madre, nostro padre e i nostri familiari ci hanno insegnato a mangiare tutti i cibi, sia quelli buoni che quelli scadenti, perché ci siamo abituati
tutte le intemperie e io ne sono gioioso. A dispetto di Rudy, che non gli piaceva il cibo, eppure lui nella marina non è come il militare delle caserme sulla terra. Nella marina c'è un po' di comprensione nella cucina e in tutto. Rudy dice: io ho fatto 6 anni che mi sono bastati tutta la vita, io troppi grandi ho scalato, da tenente in su. Allora hai fatto anche tenente in su, hai fatto, bravo, bravo Rudy. Hai visto che piano piano ti stai aprendo, Rudy, amore mio, posso chiamarti amore mio nel Signore? Sai che comincio a volerti bene, Rudy? Ti voglio bene, Rudy. Zio Carlo dice: non è che ero bravo, è che il mio incarico prevedeva di congedarsi sergente. Ho capito, zio Carlo. Lo dice: non ho mai mangiato male, bravo Rudy. Ma non mi piaceva la vita militare, dice Carlo, zio Carlo. Rudy dice: a me piaceva molto la vita militare, sono stato anche nel Golfo Persico, che bello. Vedi che ti stai aprendo, io ringrazio il Signore, fratelli e sorelle, preghiamo per tutte e due, per zio Carlo e anche per Rudy, Rudy 716 e zio Carlo, perché si stanno aprendo tutte e due, chissà che non si apre un altro, sta arrivando un caro fratello amato, che se vuole lo posso invitare qui. Gloria a Dio. Allora Rudy dice: sorveglianza, difesa, installazione. Allora sei un tecnico, allora. Bravo Rudy, che bello. Stasera mi sta piacendo questa live di apertura spirituale, materiale, consulenza di qualsiasi tipo, un rapporto amichevole che potrebbe sciogliere tutti i pesi delle anime delle persone. Mentre parliamo in questa live, se vuole salire qualcuno nella webcam, può salire, date l'invito e vi invito. Gloria a Dio. Bene, ho invitato qualcuno, se si sentono di salire. Dio Carlo, quanti amici c'hai tu? 200 seguiti e 27 follow, ce n'hai poco, non puoi salire, devi avere 1000 amici.
amici e mille follower. Ti sto dando e mi segui. Cerca di aggiungere mille amici e mille follower, così potrai salire Dio Carlo. Allora dice Zio Carlo, io 3 mesi in Libano nel 1982, ma l'ho fatto solo per soldi. Sì, perché lì ti davano la trasferta, ti davano anche la differenza, perché c'era un poco di problemi. Mi sembra che in quel tempo c'era un po' di guerriglia, o mi sbaglio? E davano un supporto a chi andava nel Libano di denaro in più. Io Carlo dice, comunque se avessi potuto avrei volentieri fatto a meno di fare il militare di leva. E va bene, ormai l'hai fatto, sì, contento, perché hai avuto una bella esperienza. Come vedo, la tua esperienza ti ha cambiato molto, ti ha fatto capire la vita, la vera vita. E magari prima ragionavi di un modo e quel militare ti ha trasformato, ti ha fatto vedere come la vera vita, come va vissuta, come va attaccata in noi. Ebbene, adesso Rudy dice, nel 1989 prendevo 3,5 milioni al mese, di lire forse, 3 milioni e mezzo al mese, di lire sicuramente, sì. Zio Carlo dice, c'era la guerra, c'erano gli americani in Libano perché avevano fatto saltare un palazzo USA. Sì, di lire, sì, mi ricordo quel tempo più o meno, perché ecco, però non ero sicuro, capisci? Per questo ho domandato. E tu quando sei andato là già ti hanno fatto la proposta che ti davano un po' di denaro in più e l'hai accettato. Questo è bello. Ruti dice che è stato anche nel Golfo e ne hai fatta l'ora di strada, Rudy, 716, che bello, hai visto? Hai visto che stasera il tuo cuore è cambiato? Buonasera Luigi Teresa, che scrive, sera, pace, bene, fratello, pace, pace, amore mio Luigi Teresa. Come stai, amore? È un po' che non ci sentiamo. Da adesso in poi, ogni sera, ringraziando a Dio, se riesco, non prometto al 100%, ma faremo delle live amichevole, perché voglio che tutti vi aprite, che nessuno resti confuso più. Voglio che tutti vi aprite nel discutere, non con me, tra di voi, e se c'è qualcuno che vuole salire può salire, se avete 1000 amici e 1000 mi piaci potete salire, chi non ha 1000 amici e 1000 mi piaci andate nel mio profilo e vi aggiungete tutti i miei amici e i miei ancora sia amici che anche quelli che avete bisogno che vi mancano. Va bene, andate nel mio profilo, io ce ne ho tanti, aggiungeteveli tutti, così mentre ve le aggiungete, quando entrate nella mia live, sono vostri amici già. Allora, Luigi dice, ti fa piacere se leggiamo la lettera insieme? Sì, Luigi, mi fa piacere, mandami il versetto che la leggiamo subito. Non ne mandare tanto, perché abbiamo una lettera da leggere pure, in Salmo 89, se ce la facciamo.
io solo per soldi, la mia famiglia non aveva mezzi economici e l'ho capito. Poi ha detto anche, mio Carlo ha detto, un camion bomba, lavoravi in un camion bomba, perfetto. Io allora mi piaceva farlo il militare, è solo che non ho potuto farlo il militare perché io ero l'ultimo della famiglia di 18 figli, tra vivi e morti. E mio padre era molto grande, mia madre mi aveva lasciato a 4 anni, è andata a riposarsi. Mio padre era molto grande, io volevo andare a militare, però mio padre aveva bisogno e mi ha sbrigato le carte per non restare a militare, per accudirlo, e poi invece è andata a finire diversamente, che lui accudiva me. Io andavo a lavorare e lui mi faceva il mangiare. A mezzogiorno arrivavo, mi faceva la pasta, una fettina, guardate, a 90 anni mi cucinava. Allora, metti il versetto che lo leggiamo subito, Luigi, perché siamo in comunione con Dio Carlo. E come vi dico, io mi sono sposato a 20 anni. Avete capito che ero nella sofferenza, mio padre era molto grande, non mi ha fatto fare il militare, però sono andato a passare la visita, mi piaceva, è solo che non ha voluto mio padre, mi ha sbrigato le carte, però riconosco cosa vuol dire essere militare, perché con tutti quelli che ne ho parlato, come se l'avessi fatto io il militare. Comunque, Angelo, io sono ateo, non credo in nessuna religione. No, io non ne faccio religione, amore. Posso chiamarti amore mio, Dio Carlo? Allora, il versetto di Luigi è però hai scritto di Deuteronomio, mi sembra, se non vi errore. Se è giusto, di scrivi sì, è Deuteronomio. Mi sembra che è questo qua. Deuteronomio. Scusa un attimo, zio Carlo, come ti ho detto io non faccio religione, amore. Io ho finito di fare religione da molto tempo, perché ho capito no, Rudy, non te ne andare, sto leggendo un versetto da 1 a 14, fai finta che non ci sei qua dentro, finisco subito e poi parliamo. Rudy, amore, fallo per me, perché ti amo. Zio Carlo, io non
non ne faccio religione, io parlo solo di Dio e di Gesù, non parlo di religione. E tutti quelli che non ne vogliono sapere di religione, sono stato molto amico con loro, perché non sforzo nessuno e non gli dico per forza deve fare questo. Poi voi dovete stare tranquilli, non dovete neanche per forza accettare quello che sto dicendo adesso. Fate finta che vi state facendo una pausa, va bene? Io Carlo dice ok, grazie della compagnia, buona serata, non mi interessano le preghiere e tutto l'annesso. Ciao zio Carlo, allora spero che un'altra sera ci venga a trovare, anche che noi vogliamo fare delle live amichevolmente, parlare come siamo parlati stasera, ok? Zio Carlo, se vuoi puoi andare nel mio sito, non faccio religione, e tu quando entri nel mio sito vedi che c'è scritto le religioni sono spazzature, lo vedi, c'è scritto, hai capito? Ci sono tutti gli idoli dentro un carro che li buttiamo nella spazzatura, tutti, va bene? Ok Rudy, se vuoi stare mi fa piacere, io Carlo, se volete stare fate finta di niente, va bene? Finisco subito, se poi volete andare, ciao, ci sentiamo un altro giorno se lo vorrete, senza impegni, va bene? Ciao, ciao, Dio vi benedica, se volete restare, restate. E allora? Deuteronomio 34, da 1 a 12. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici questi versetti in Deuteronomio 34, da 1 a 12, richiesti dal fratello Luigi Teresa. Gloria a te, Signore. Il testo dice la morte di Mosè. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisgah, che è sulla sponda opposta a Gerico, e l'Eterno gli fece vedere tutto il paese di Galad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare d'Occidente, il Negei e la pianura della valle di Gerico, città delle palme fino a Tisoar. L'Eterno gli disse, questo è il mio paese che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo io darò alla sua discendenza, io te lo do, te l'ho fatto vedere. Con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Avete capito? Gli ha fatto vedere il paese a Mosè, gli ha fatto gustare, gli ha fatto sentire che era arrivato nella terra promessa, ma siccome Mosè ha sbagliato verso l'Eterno, alle acque di Meriba, quando si è nervosito e ha fatto come se lui ha fatto scorrere l'acqua dalla pietra, si era arrabbiato e Dio
detto, tu hai peccato contro di me, non hai dato onore a me. Con tutto ciò ti farò vedere fino all'arrivo della terra promessa, la vedrai ma non entrerai. E qui lo dice chiaro, guardala, scorgila, ma tu non prenderai possesso di quella terra con i tuoi piedi. E gliel'ha fatto vedere sopra il monte dove lui la guardava. E qui dice ancora nel versetto 5, così Mosè, servo dell'Eterno, morì là, nel paese di Moab, secondo la parola dell'Eterno. E l'Eterno lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Peor. E nessuno ha conosciuto fino ad oggi il luogo della sua tomba. Or Mosè aveva 120 anni quando morì. La sua vista non si era indebolita e il suo vigore non era venuto meno. E i figli di Israele lo piansero nella pianura di Moab per 30 giorni. Poi i giorni di lutto e di pianto per Mosè terminarono. Allora Giosuè, figlio di Nur, fu ripieno dello spirito di sapienza perché Mosè aveva imposto le sue mani su di lui. Così i figli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Non è più sotto Israele, non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, che l'Eterno conosceva faccia a faccia. In tutti i segni, prodigi, che l'Eterno lo mandò a fare nel paese d'Egitto, davanti a Faraone, davanti a tutto i suoi servi e a tutto il suo paese, in tutta quella grande potenza e in tutte le cose grandi e tremende che Mosè compì davanti agli occhi di tutto Israele. Fin qui la parola richiesta da Luigi. Fratello caro, ti devo ringraziare, fratello Luigi e Teresa, di questo punto. Un saluto a Davide 74:3, Dio ti benedica, e vorrei ringraziare fratello Luigi. Sì, mi è piaciuto, amore mio Luigi, mi ha fatto ricordare un passo molto molto importante, perché fra poco leggeremo la parola che vi ho accennato, nel Salmo 89, se c'è tempo, però è giusto, perché ci siamo allargati un pochettino, un po' molto allargati, però non mi dispiace, perché abbiamo parlato con due persone che non volevano sapere di religione e ancora non vogliono sapere di religione, però mi sono piaciuti, io ho avuto affetto per queste persone e vogliamo pregare per loro. Zio Carlo si chiama uno, e anche per l'altro grande amico mio che abbiamo parlato tanto poco fa, un parlare veramente piacevole, molto piacevole, ci siamo allargati in tutto e per tutto, e questo è meraviglioso,
poter condividere queste gioie. E io vi prometto che chiunque vuole allargare queste discussioni, possiamo allargarle per il bene di tutti, perché è così che si apre lo spirito nostro chiuso, così si apre, parlando, aprendoci. Possiamo anche fortificarci dove sembrava tutto perduto e invece tutto viene alla pace. Dani partecipa di nuovo, forse sta arrivando di nuovo Dani. Preghiamo per Dani, preghiamo per zio Carlo e preghiamo soprattutto per Davide che è qui con noi. Bene, mentre preghiamo per tutti, diamo adesso una svolta. Il Salmo 89 ci dice, richiamo alle promesse di Dio nella presente afflizione. Che bello! Vedete che il Signore non sbaglia mai. Aggiungete ai vostri amici che fra poco ci sarà una webcam in diretta. È proprio per noi. Salmo 89 dice, richiamo alle promesse di Dio nelle presente afflizioni. Quante afflizioni abbiamo? Guardate, io mi faccio il solletico qua. Questo vuol dire che io ho avuto afflizione. E se voi vi è venuto il solletico qua o qua o qua o qua o sotto, anche nell'intimo, o nelle gambe, o nei piedi, o nel culetto, o nella schiena, vuol dire che voi avete avuto delle afflizioni. Guardate che io comunico con il nostro angelo che abbiamo sulla fronte, chi è nuovo magari non sa che abbiamo un angelo qui alla radice del naso, che lui vede tutto e comunica con Dio direttamente. Tutto ciò che noi pensiamo, dalle tempie del cervello, la cervelletta, l'epidolamo, va a finire qua, sia di qua e va a finire qua. E qui c'è l'angelo, e l'angelo, prima che il messaggio del pensiero si emana, lui già lo spedisce a Dio. E aspetta che ritorna o la maledizione o la benedizione di quel comportamento che noi stiamo elargendo con il pensiero. Questo vuol dire che mentre pensiamo quel pensiero ci sono delle frazioni di secondi che passano. Non tanto, perché non è come quando noi speriamo gli email con il computer oppure con il telefonino, i messaggini, ciao. Oggi mi sono arrivati tanti ciao
di persone che non le ho mai conosciute. E appena vedo questi ciao, dico, questi qua sicuramente li devo bloccare. Sapete chi sono questi? Gente, alcuni che vorrebbero togliere la mia felicità nella mia vita. Come la tolgono a chi appena ci dicono ciao, sono nuova qua, cerco amici. Appena rispondete a quel messaggio, vi siete rovinati, senza che lo sapete. Perché vi convocherete qualche persona che distruggerà la vostra vita sentimentale con vostra moglie o con vostro marito. Loro ci sanno fare. Io ne ho avuto esperienza a mio danno. E vi dico, lasciate perdere. State dove siete. Se dovete rispondere, gli dite ciao. Io non ho bisogno amicizie e relazioni. Se vuoi posso dare solo aiuti spirituali. Non mi scrivono più. Questo vuol dire che gli ho dato l'opportunità. Non sono stato Caino. È vero? Perché l'ho capita a mie spese. Il male che mi hanno fatto. E non voglio che nessuno dei miei fratelli, sorelle, piccole o grandi, possano commettere degli errori che ho commesso io. Chiari dovete essere, limpidi. Sono felicemente sposato, sono felicemente sposata, non cerco relazione. Punto. Se sono persone degne di amicizie in Cristo, loro scriveranno di nuovo e diranno veramente io desideravo amicizie così nel Signore. E allora cambia tutto. Bene, qui adesso andiamo avanti con le parole di questo richiamo alle promesse di Dio nella presente afflizione. Quante afflizioni avete avuto? Bontà vostra. O bontà di Dio, o bontà del fato, o di qualsiasi cosa. L'importante è che l'avete superato, se ce ne avete ancora afflizione, perché questo è il momento delle grandi afflizioni. Non c'è una famiglia unita, non c'è una famiglia felice, o per un modo o per un altro. In ogni famiglia ci sono malintesi. Ci sono le afflizioni che Satana mette in giro. E se non può con un figlio di Dio o una figlia di Dio di rovinarla, rovina la persona che è accanto.
e lo mette contro di lei o a lei contro di lui, o i figli contro di loro. Avete capito? Voi che adesso lo state ascoltando dalla mia voce, fatene frutto, perdonateli. Chiunque vi ha offeso, perdonateli. Non è colpa di loro, sono stati soggiogati da Satana in persona. Questo vuol dire che voi, qualunque problema avete ricevuto, fate come quello. Liberatevi e buttatelo ai piedi di Gesù, perdonando quella persona. O quell'individuo, o quella famiglia che vi ha afflitto. E qui dovrebbe dire qualcosa che potrebbe collocarci in una stretta misura per avere un aggancio interpersonale con lo Spirito di Dio, volendo o non volendo. Anche per le persone che dicono che sono ateo o non credo alla religione, non credo a questo, no? Se parlate di preghiera me ne vado, se parlate di versetti, di leggere me ne vado. Non ci interessa a noi questo. Noi dobbiamo fare ciò che sentiamo nel nostro cuore. Se loro vogliono stare, con tanto piacere. Se poi li vogliono ascoltare domani, sono in YouTube, scrivendo Angelo Piccone, mi vedono il mio viso accanto a mia moglie. Solo in quel profilo io metto tutto ciò che è recente adesso. E qui adesso diamo un ascolto e una lettura. Dal primo versetto dice: per istruzione di Etan l'Ezraita, io canterò per sempre le benignità dell'Eterno, con la mia bocca proclamerò la tua fedeltà a tutte le generazioni. Qui, in questo versetto, dice: io canterò. Ma perché canterà? Perché riconosce le benignità dell'Eterno e canterà con la sua bocca e proclamerà la sua potenza e fedeltà a tutte le generazioni. Qui, ciao Pietro, Dio ti benedica Pietro. Qui qualcuno sta cantando perché si sente onorato di cantare. E qui dice che canterò per sempre le benignità dell'Eterno. E voi? Chi di voi? Chi di voi? Chi di voi? Chi di voi? La mattina mentre si fa la barba cantecchia un salmo o una melodia a Dio? Padre, nel nome santo del tuo figliolo ti voglio lodare e benedire tutti i giorni della mia vita. E mentre mi faccio la barba,
ti lodo, ti benedico, nel nome santo del tuo figlio, oh Gesù. Amen. Chi di voi fa questo? Non lo fate domani, se no, Poi dite, mi ha invogliato il fratello Angelo. Non lo fate domani, aspettate per fare qualche giorno, pensateci bene. Ma fatelo. Perché mentre cantecchiate, mentre vi fate la barba, gli uomini e le donne, mentre si truccano le guance e si tirano i peli delle ciglia e si ritoccano le ciglia e dicono, oh come sono bella, gloria a Dio, gloria a te Signore, non hai mai fatto così bella, guarda che bei gigli che ho, Signore ti amo, ti adoro con tutto il mio cuore. Qui tu angelo piccone è diventato pazzo e da un paio di giorni che sono diventato pazzo, pazzo da legare. Sapete perché? Non lo potete capire. Qualcuno durante che dormivo mi parlava, non so se dormivo, non so se ero dormiveglia, non lo so. Ma da quel giorno che non capisco cosa è successo, sembro un'altra persona. Boh, non lo so. E qui dal secondo versetto dice, poiché ho detto la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilisci la tua fedeltà nei cieli stessi. E per questo allora che lui cantava, perché ha capito, poiché ho detto la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilisci la tua fedeltà nei cieli stessi. Ma allora ha capito che è la realtà della verità che questo grande Dio stabilisce il firmamento con gioia, con gloria e con potenza dall'alto. E questo mi fa piacere che questo nostro profeta ha capito. E voi, quando lo capirete, lo dico in plurale, quando vi aprirete alla potenza di Dio e di Gesù, non troppo tardi, perché il tempo stringe. Quando vi aprirete a questo grande Dio che vi ama con tutto il cuore. Ma quando? Lo lasci? Domani? No, domani no, dopodomani? No, il mese prossimo? O l'anno prossimo? State attenti che domani potrebbe essere già troppo tardi, perché Dio ha designato la fine di questo mondo se non ci prostiamo tutti ai piedi di Gesù. Chissà, potrebbe essere l'ultimo giorno questa notte. Facciamo alcuni segni? No, non c'è bisogno che fate questo. Qui non c'è malignità. Ciò che lui ha designato deve essere messo come purezza. Se fate questi segni o toccate qualcosa sotto, è inutile.
ciò che Dio ha designato accadrà. A meno che tutti, dal più piccolo al più grande, si inginocchieranno e loderanno Dio e Gesù. Solo così questo mondo non esploderà. Se tutti si inginocchiano davanti a Dio. Un saluto ad Angelo Vendazzo, 17A. Benvenuto. E ancora, nel versetto 13, io ho fatto un patto con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, dicendo: stabilirò la tua progenie in eterno ed edificherò il tuo trono per tutte le generazioni. Selah. Che bello! Per tutte le generazioni, allora pure per me, pure per te, per te, per te, per te, per te, per te, per tutti. Ha stabilito per tutte le generazioni del mondo. Ci sei incluso anche tu, ma non aspettare a chiedere perdono a Dio e a Gesù, perché potrebbe essere troppo tardi. E qui dice nel versetto 5: e i cieli celebreranno le tue meraviglie, o Eterno, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. I cieli. Buonasera a tutti, aggiungete tutti i vostri amici che fra poco stiamo iniziando. Qui i cieli celebrano la gloria di Dio. I cieli celebreranno le tue meraviglie in eterno e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Lì, lassù, era festa. Gloria a Dio. Quel giorno, alleluia, quando ha fatto scrivere questi versetti. Ma quella festa dura fino a oggi, perché la sua parola non cade mai, non si deperisce mai, è sempre ferma. Perciò vuol dire che ancora oggi stanno celebrando la gloria sua. Bene, ho tolto l'audio del video, mettiamo un video più, ecco, ecco, di nuovo un una buona serata a tutti quanti. Siamo di nuovo in webcam. Stasera sento che ci saranno molte anime che apprezzeranno ciò che faremo e ciò che diremo. Perciò fatelo per l'amore di chi vorreste bene. Magari ci potrebbe essere qualche vostro parente mentre aggiungete i vostri amici. Senza che lo sapete, ci potrebbe essere una parentela molto stretta. Voi che ne sapete? Buttatele tutti qua dentro, nelle live, tutti i vostri amici, tutti, tutti. Così, se c'è qualche amico vostro, potrebbe essere aiutato stasera. E non solo stasera, perché chi entra nelle mie live da qualche settimana, che il Signore mi ha toccato, non uscirà più e non sarà neanche bloccato più. Buonasera Dena, Dio ti benedica, finalmente hai capito di venire qua. Buonasera Dena Reale, aggiungi tutti i tuoi amici,
gioia. Va bene, Dena, per me è un privilegio essere qui insieme a voi. E da quando il Signore, qualche settimana, mi ha toccato, io sono un altro angelo piccone. Non sono più io. Voi magari vi ricordate il vecchio angelo piccone. Non c'è più. Non c'è più. Adesso c'è qualcuno diverso. Non lo so neanche io chi è. Mi viene da ridere però, come l'ho detto. Sapete perché? Perché mi sono dispersato pure io, non so chi sono, mi sono pure un po' lasciato andare. E questa è la verità. Questa è la verità. Un attimo che chiudo la registrazione e la metto del discotto nuova. Un attimo solo.